constatazione un po' pessimistica, cioè probabilmente i partigiani hanno sognato un mondo, una civiltà, una società molto diversa dalla nostra. E quindi ecco, questa cosa ci dovrebbe fare riflettere, cioè il mondo che avevano in mente, la società che sognavano, cioè i grandi ideali per i quali si stavano battendo, ecco, probabilmente volevano approdare a un mondo diverso, a una società diversa. Ecco, il secondo pensiero era questo, vi siete accorti che cioè, non ci sono tanti giovani, è un po' come se venite, quelli della banda eccetera, però, ma questo lo dico anche per me, perché se voi domenica venite in chiesa vedrete di giovani non è che ce ne siano molti. E quindi vedete, ecco, questo è la cosa che fa pensare, cioè non vorrei che davvero si perda la memoria, e una società che perde la memoria è una società che perde se stessa. Ecco, questo aspetto ci dovrebbe davvero far pensare. Io mi ricordo al Gallaratese quando facevamo il 25 aprile, era la stessa cosa, vedere questi grandi palazzi dove vivevano tantissimi giovani e vedere questi vecchietti che tenacemente si ricordavano e venivano, però si rendeva conto che di anno in anno la cosa si spegneva, appunto perché i giovani non c'erano. E però adesso c'è l'ultimo pensiero, invece è una speranza. Ecco, già il nostro sindaco accennava a questa presa di coscienza di quello che è la realtà, la vita. E certamente i partigiani hanno rivendicato il loro modo di vivere, quindi di interpretare la società civile contro una istituzione che naturalmente aveva abdicato, non solo, ma interpretava il proprio ruolo in maniera tirannica, in maniera dispotica, e quindi giustamente si sono ribellati. Ecco, io penso, ecco, l'auspicio che faccio è proprio questo, che ci sia questa coscienza di una realtà civile sempre più bella, sempre più viva, cioè sempre più capace di inventarsi, e che davvero tutto questo abbia a ritrovarci tutti solidali, attenti e in ascolto tra di noi, in modo che davvero cioè, il momento civile sia al primo posto di tutte quelle che possono essere poi le istituzioni che giustamente, purtroppo, dobbiamo in qualche modo portare avanti. L'istituzione è il peso che così dobbiamo pagare, e però è necessaria, ma nello stesso tempo ha dentro la sua gestione, ha sempre dentro dei rischi. E quindi ecco, che sia davvero un augurio un 25 aprile che ci faccia prendere coscienza di quello che siamo come società, come paese, come comunità. E tutto questo nel segno davvero dei grandi ideali per quelli per cui i nostri partigiani hanno dato la loro vita e la loro testimonianza.